Buongiorno, nuovo vlog. Questo è un vlog speciale perché voglio festeggiare insieme a voi, anche perché non l'ho mai fatto su YouTube. Oggi facciamo 11 anni di anniversario, io e il mio ragazzo, per cui oggi sono 11 anni che ormai stiamo insieme. E dato che è importante, vorrei farvi vedere cosa faccio oggi e come festeggio l'anniversario. Dato che quest'anno è un po' particolare perché non sono aperti i ristoranti, eccetera, allora di solito noi andiamo ai ristoranti, fuori al ristorante, però oggi va così, per cui festeggeremo in casa. E semmai andremo anche in giro, anche se nuvoloso e ci doveva essere il sole, ma vabbè. Detto questo, adesso preparo la colazione, poi prepariamo la decorazione, vi faccio vedere come decoro, che cosa ho comprato e in più vi faccio vedere anche che cosa ho ricevuto, cioè lo apriamo insieme perché non l'ho ancora aperto e i regali che ci siamo fatti. E poi vediamo se usciamo, se stiamo in casa, non lo so. Però, dato che non voglio parlare troppo come l'altro video vlog, per cui sono stata un po' troppo, iniziamo questo video come si deve. Allora, per colazione proviamo i pancake, questi qua del Lidl, e devono venire fuori 12-14 pezzi. Ovviamente è facile. Allora, prima dobbiamo agitare bene perché sotto c'è l'impasto e meglio metterlo anche un po' sopra. Poi qua ci dice di mettere 400 ml di latte fino dove c'è la tacca e poi agitare bene. Ci vuole, c'è scritto lasciare riposare l'impasto per 3-4 minuti prima di farlo. Bene, vabbè, io li faccio e poi ve li farò vedere, perché sennò così dopo dura troppo il video se vi faccio vedere la preparazione. Comunque vi farò vedere come vengono. Intanto ho preparato già il latte. Ci vediamo dopo la preparazione, cioè quando ho finito di preparare i pancake. Pronti, stranamente mi sono venuti molto molto bene. Alla fine ne sono venuti 8. Passa giù la spremuta. E ci metto questo, che ho solo questo, zucchero caramellizzato. Lo proviamo a mettere su. Voilà. Finish. E adesso si magna. Direi che è venuto perfetto. Vi dico poi se sono buoni. Comunque erano buoni i pancake. Per cui ve li consiglio se volete prenderli. Adesso sto dando da mangiare ai conigli. Le vuole le carezze. Gli do da mangiare e poi facciamo la decorazione.
Lo vuoi? Sta mangiando. Allora, gonfiamo tutti i palloncini a forma di cuore e poi questi qua. Cioè, prima faccio questi che sono più semplici. Scommetto che me lo fa scoppiare in faccia. Perché lui ha il coraggio di far scoppiare i palloncini in faccia a me. Beh, non è piccolo. Ha la cannuccia. La metto dentro. Oh, alleluia, che bello, piccolino, e il primo è fatto, perché ovviamente poi con questi si fanno le foto per mettere su Instagram, per cui se non mi seguite, altro palloncino. Sembrava più grande. Oh, comunque, uno è fatto. Facciamo l'altro. Perché sono semplici da praticamente da gonfiare. Devi solo inserire la cannuccia dentro come si deve, nel buco. Sono riuscita a spaccare un palloncino, l'ho legato malissimo, adesso vedo se almeno per le foto riesco a tenerlo, per cui già uno è andato. Sto gonfiando tutti i palloncini, quelli rossi a forma di cuori, ma la maggior parte mi sono, sì, anche uno rotto. Iniziamo bene questa giornata e ho paura che uno mi scoppia in faccia, anche se sì, il gonfio è un po' troppo, ma dato che a me non sembrano tanto cuori, sembrano più un'altra cosa, ovviamente. Finisco e poi vi farò vedere il risultato. Il palloncino ha fatto una brutta fine. L'ho rotto tutto. Per cui mi resta solo l'uno. E non sono riuscita a fare le foto come volevo. Però sono riuscita a gonfiare questi qua. Mi stavo meglio, ma è venuto così. Prima apri il tuo e io lo apro dopo. Anche se lo sai, però.
Bruxelles. È originale. Devi girarla. Guarda che bella della Puma. Sì, signora. Vedi che, non, che è bella. Sì. E poi okay. È giusta la taglia. Sono vera di no. Ma io sto congelando. Allora, questa è la busta e questo è il regalino. Vediamo. Ah, il bigliettino che avevo già letto. È sempre quello. Però, hai visto? Così lo puoi usare questo come cosa. Però è bello. Dello Swarovski. Vabbè, non è, diciamo, privato, perché non ha scritto chissà cosa. Perché se scriveva chissà cosa ovviamente non lo facevo vedere. Comunque ha scritto questo. Non aveva voglia di scrivere la lettera, in poche parole. Io monchi questo. Puoi riutilizzare? Lo so, però io non lo utilizzo. Lo tengo per bellezza. Io sono sempre così. Non so se non si vedrà mai niente. Questo è che è scritto che è l'originale. Vabbè, non è neanche grande. Wow. Ovviamente sapevo già perché l'ho scelto io. Piccolo. Non mi... Direi che la taglia è un po' piccola, perché mi arriva a metà. Non è male, perché è carino. Perché cioè, questo è la 52, praticamente è la stessa di questo. Che anche questa è la 52, cioè io porto una 16, che è la 52.
solo che cambia da anello. Infatti questo anello è più grosso di questo e questo è più piccolo, è per quello che non mi va e non c'entra, e dobbiamo cambiarlo per forza, cioè prendere una taglia più grande sperando che ce l'hanno. Però è strano perché quando vado a comprare gli anelli nel negozio la misura è giusta, quando invece la prendiamo online questo è il risultato. Qua c'è scritto niente, adesso andiamo al negozio della Swarovski, per cui così facciamo anche un giro a Como e cambiamo la misura. Di andare subito immediatamente, perché sono le 2, al negozio, perché ora che troviamo parcheggio a Como, ciao. E basta, speriamo che il numero c'è. Mi metto le scarpe e andiamo, così faccio vedere un po' Como. Questa giornata inizia alla grande. Ci vediamo dopo. Sulle strisce. Okay. Ah, non quello. Che devi accendere qua. C'è il sole, vediamo se riesco a mettervi così, no, perché sennò il mio telefono cade e si frantuma in mille pezzi. Niente,
Allora, siamo andati a cambiare il numero dell'anello, adesso lo proviamo insieme. E sono andata da Tiger e ho preso il numero 1, così almeno posso fare le foto per Instagram. Per cui, se ancora non avete visto le foto di Instagram, andatemi a seguire su Instagram, perché lì ci sono delle bellissime foto. E ho preso ovviamente rosa, perché ho trovato solo quello. Però per ricordo, a me piace. 1 euro. Non c'era un granché da Tiger, perché sinceramente faceva un po'. E poi ho preso anche questo. Hanno messo già le cose per San Valentino, però non è che mi piacevano tanto. Le ho dato solo un'occhiata veloce, perché poi c'era tantissima gente e mi sono stufata. Poi abbiamo messo il parcheggio per un'oretta, siamo stati lì. E buona. Va bene, vi faccio vedere l'anello indossato e basta. Sto zitta, perché sennò dopo questo video dura troppo, per cui vi faccio vedere. L'abbiamo cambiato, anche se non si poteva cambiarlo nel negozio, però vabbè, solo per questa volta me l'hanno cambiato, per cui sono stati molto gentili. E vi consiglio, se volete comprare qualcosa, o orecchini, anelli, eccetera, andate dallo Swarovski, perché è il migliore secondo me. Questo è l'anello. Aspetta, prima che cade il telefono. Lo proviamo, facciamo prima. Perché questo, sì, magari se tiro via l'altro. Magari. Ok. È perché c'ho la mano, però si vede. Ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qui. È troppo bello. Vabbè, comunque non si vede mai quando non c'è la luce naturale. È andato via il sole, ormai diventa buio. Se lo vedete, volete vedere meglio, andate su Instagram, che vi metto le foto su Instagram. Ma da vederlo non mi piace troppo. Ne ho visto un altro che lo volevo prendere, però poi ho detto aspettiamo verso marzo, che è meglio, perché sennò poi non va bene. Per cui, però è troppo bello. Ovviamente è l'anello per gli 11 anni di anniversario. Poi ho quello del primo fidanzamento, quando ci siamo fidanzati. Poi ho la fede e ovviamente l'anello di 9 anni, mi sembra, non mi ricordo. Comunque ogni anello ha sempre un significato. Ok, detto questo, faccio le foto e vi aspetto su Instagram. Ci vediamo dopo. Cioè, è da quasi mezz'ora che aspetto per fare le foto. Io le ho fatte da sola, perché giustamente lui è sempre in giro. No, non è uno che vuole tanto fare le foto. Però, vabbè, io lo faccio per ricordo. Però non è venuto male, no? Qualcosa un po' diverso dal solito, dato che è la prima volta che faccio queste cose qua. Per fortuna ne ho trovato un altro. Cioè, solo per fare le foto. Vi rendete conto? Vabbè, comunque adesso vado a fare il dolce per stasera. Faccio il tortino di cuore al cioccolato e ve lo faccio vedere stasera. E spero che domani entro le 2 riesco a mettere il video vlog, ma non credo, perché ora che se registro anche stasera, calcolate che andrà su alle 8. Però vabbè, ci vediamo dopo, vi faccio vedere dopo il dolce, cioè ve lo faccio vedere sia adesso che lo faccio e poi dopo vi faccio vedere come viene fuori. In poche parole, però questo è quello che abbiamo fatto oggi. Spero che ovviamente il vlog vi sia piaciuto, e se sì, lasciatemi un like. Noi ci vediamo dopo. Dolci pronto.